nelle forze che si riconoscono appunto nel centro del potere. Voi affronterete una battaglia dura per le prossime elezioni, però arrivate in un momento in cui proprio a livello comunale cambiano e stanno cambiando le cose. La dimostrazione del risultato di Venezia è la dimostrazione che dopo oltre 20 anni di predominio del centro-sinistra siamo, nonostante forse a livello più basso come partito, però siamo riusciti a tornare, anzi saluto anche la consigliera comunale Deborah Niston, che è capogruppo anche di Forza Italia comune di Venezia, e siamo riusciti ad andare a governare una città. Questa dà una speranza a voi, a noi come movimento Forza Italia, perché effettivamente nulla è impossibile, anzi rispetto alle elezioni nazionali, alle politiche o alle europee eccetera, il voto diciamo delle amministrative dei comuni è completamente diverso appunto da quelle che sono le strategie nazionali. La gente va a votare il proprio sindaco, la gente va a votare i propri consiglieri, e c'è veramente la possibilità di ottenere un risultato diverso da quello che è stato in passato. Adesso qui io non voglio parlare di strategia o cose, ci sarà tempo per riflettere su come presentarsi, chi presentare come candidato sindaco eccetera, però l'importante è avere la speranza del fatto che si può fare e Forza Italia può arrivare a governare o comunque essere nelle forze di governo di questa città. Ripeto, questo è un congresso unitario, ma non per questo, per il fatto che sulla scheda c'è un monovoto, diciamo, questa cosa non sia importante, lo dimostra la presenza di tutti quanti voi a questo, comunque a questo dibattito, e il fatto che si riparte con, io ho conosciuto il prossimo coordinatore comunale, che è un ragazzo giovane in gamba, anche questa è una linea, diciamo così, nuova, senza niente togliere anzi all'esperienza di tutta la gente che ha già fatto parte o che ha fatto parte di Forza Italia negli organismi appunto elettivi interni al partito, che sono qui a dare una mano con la propria esperienza, tipo Beniamino, ma molti altri amici che vedo in questa sala. Per cui ripartiamo da questo momento, non mettiamo la testa sotto la sabbia, se abbiamo fatto gli errori, perché probabilmente ne sono stati fatti, però arriva anche un momento in cui ci si mette come oggi a confronto con tutti quanti. L'importante è credere che questo partito, secondo me, al di là delle vicende nazionali, soprattutto a livello locale, può dare ancora molte, molte, molte soddisfazioni a tutti quanti noi, e può aiutare con l'esperienza che ha accumulato in questi anni a governare le nostre città, in questo caso Chioggia, in maniera migliore, in maniera più vicina ai cittadini, in modo di dare nuova fiducia, nuovo slancio, e nelle difficoltà che un po' tutti i comuni stanno vivendo. Io penso, guardando in questo caso un attimo Venezia, i primi 6 mesi che abbiamo fatto con questa amministrazione, con delle visioni veramente completamente diverse, cioè quando a volte si dice il centro-destra, il centro-sinistra,